presentazione del libro di Rita Cavallaro sul caso Bergamin, un caso che a distanza di quasi 30 anni ancora non trova luce. Sì, io tra l'altro ho detto in questa occasione che il caso Bergamin è uno dei più grandi gialli del secondo Novecento italiano, perché lo pongo sullo stesso piano di tanti altri casi come Ustica, come il caso Mattei, come il caso Pantani. Oggi a distanza di 27 anni finalmente, grazie alla possibilità di nuovi esami con nuovi ritrovati tecnologici, è stato possibile stabilire che al 99% non fu un suicidio, ma si tratta di un omicidio camuffato da suicidio. Per cui l'indagine è ripartita dopo, diciamo, la seconda riesumazione della salma, che è avvenuta nel mese di luglio, e si è in attesa che venga depositata la perizia. Però già dalle prime anticipazioni sia i tecnici che hanno lavorato, sia gli avvocati della famiglia Bergamini hanno avuto conferma dei loro sospetti e delle loro angosce, perché allora i sospetti suscitarono tanta angoscia in questa sfortunata famiglia. Probabilmente dietro questo caso c'è un intreccio, probabilmente di carattere passionale, probabilmente anche con un retroscena di affari che potrebbero appartenere al mondo della droga, e ci potrebbe pure entrare l'ipotesi di qualche vendetta familiare sul piano dell'onore, della passione, eccetera, perché la fidanzata di Denis Bergamini, Isabella Internò, rimane al centro di questa vicenda. È lei che ha accreditato l'ipotesi del suicidio, ma è caduta in tante contraddizioni, e poi nel corso delle indagini dall'89 in poi le contraddizioni, le lacune sono state tante che, anziché chiarire il giallo, l'hanno ingigantito. Possiamo dire che si è anche tentato di fare un po' di depistaggio attorno a questa vicenda? Sì, probabilmente c'è stato anche questo, lo diciamo con dolore. Io tra l'altro posso dire che ho partecipato al funerale di Bergamini e c'era mezza Cosenza dietro quella bara, e sulla bara c'era la maglia numero 8, quella che Bergamini indossava quando in campo correva e sognava di giocare in Serie A, perché era reduce da 2-3 grandi stagioni, e su di lui avevano messo gli occhi la Fiorentina di Roberto Baggio e il Parma di Nevio Scala. Quindi lui galoppava tranquillo verso la Serie A, verso una grande carriera, e non ci sarebbe stato alcun motivo per decidere di togliersi la vita, così come ad oggi non si capisce il motivo per il quale era in ritiro con la squadra questo ragazzo, lascia il ritiro, lascia il Cinema Garden dove i giocatori stavano seguendo una pellicola che, guarda caso, era una pellicola poliziesca di Sherlock Holmes. Quindi il titolo era L'ultimo indizio, e da qui poi nasce l'idea della collega Rita Cavallaro, che è l'autrice del libro presentato questa sera, che dà un titolo, Oltre l'indizio. Mi posso permettere di ricordare in conclusione che Agatha Christie, la regina del giallo, diceva: un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi sono una prova, e qui di indizi ne abbiamo 10 almeno, ma non si riesce a capire da chi e perché Bergamini è stato ucciso. Qui a Gioia Ionica questa sera con Rita Cavallaro, giornalista e scrittrice, che oggi ci presenta la sua ultima fatica letteraria sul caso Bergamini. Sì, questo è un racconto di quello che è successo in 28 anni del caso Bergamini, cioè un caso di un calciatore famosissimo, l'idolo del Cosenza, che finisce suicida sotto un camion sulla statale 106 Ionica a Roseto Capospulico. Un suicidio impossibile, e tutto già stava scritto 28 anni fa nelle carte, nell'autopsia che era stata fatta. Eppure, nonostante fosse tutto chiaro, si è voluto credere che fosse un suicidio e non un omicidio. C'è stato, secondo te, un tentativo in questi anni di voler depistare le indagini sul caso Bergamini? Purtroppo sono state indagini fatte male, si è creduto a dei testimoni che volevano a tutti i costi far pensare che Denis si fosse suicidato, sono stati fatti errori anche nel corso delle ricostruzioni, tutti elementi che corrono lungo un filo sottile che poi nel tempo è diventato una cortina fumogena che ha mascherato quello che era un suicidio con un omicidio.
Questo libro arriva nel momento in cui le indagini sono state riaperte. Oggi alla procura di Castrovillari c'è un procuratore che si chiama Eugenio Facciolla, che cerca la verità, è sulla strada giusta. L'ex fidanzata di Denis e il camionista sono accusati di omicidio volontario e tutte le perizie che stanno emergendo in questo momento ci parlano proprio di omicidio, quindi forse Denis avrà finalmente giustizia.